Ok, non sapevo si potesse catturare Roserade X. Me l'avete detto in molti, chi più gentilmente, chi meno gentilmente, ma non lo sapevo. E comunque non c'è problema. Ci sono Roselia e Badiou X da poter catturare e fare poi evolvere, quindi non esiste problema, ok? Detto questo, ciao ragazzi, sono AndreLink91 e benvenuti su Xenoverse per Aspera ad Astra. Nuovo episodio, dunque, quest'oggi dove bisogna andare? Bisogna andare alla prossima città che è... Non me lo dice, perfetto, il gioco non ti dice le città, come si chiamano finché non le visiti, ma il percorso da fare è piuttosto semplice, quindi non perdiamo tempo, rimbocchiamoci le maniche, affrontiamo questo branco di allenatori scrausi e arriviamo alla prossima tappa, dove dovrebbe esserci la prossima palestra e spero di poterla affrontare oggi. Bene, bene, bene. Ah, ma questa... i fiori contano come erba alta? E poi no, se passa, ma in mezzo ai fiori mettici un Pokémon fiore, che ne so. Dunque, oh, bellissimo però quel posto, eh? Ma ci picchia se si potesse surfare in qualche modo. Di qua che si va avanti? Ah, mi sa che si va avanti, allora voglio un attimino esplorare qua sotto. Ah, bello, bello. Ah, ma sotto poi c'è un altro posto, un altro ponte. Ah, qui si scende però. E mi sono consumato... Ah. Vai, proviamo ad aprire la cassa. Non si ruba! Ah, sì, fatti sotto, fellano! Ok, come sempre la tattica è la solita, lui a Kecleon e Perseige o Persian o Miao forma Xenoverse, quindi si fa Drago Pulsar, lui diventa tipo drago con cambia colore e col secondo Drago Pulsar lo si fa secco. È un Miao Psico Delta, specie Delta sarebbe interessante da vedere in un videogioco. Sì, c'è. È su Pokémon Insurgents, però io intendevo un gioco ufficiale, visto che ci hanno fatto le carte. Bene, siamo arrivati ragazzi alla città, Sagittopoli, ecco. Non mi veniva il nome, ma lo sapevo in realtà, avevo letto l'altra volta. Dove lo svago è all'ordine del giorno, grande. Però un centro Pokémon, quella è la mia priorità assoluta. Eh sì, oh, guarda che centro Pokémon! Enorme! Chi è lei? Salve! Sei tu, Link, non è vero? Sì, sono io. Mi manda Aster in persona e mi ha chiesto il favore di consegnarti questo regalino. Prendi! La Xenolite. Beh, ok. Ci serve per alcuni Pokémon. Ultimamente è molto impegnato, ma ci teneva a complimentarsi per il tuo splendido lavoro. È fatta, è ora di tornare al lavoro. Continua così, alla prossima. Addio. Oh, a questo punto. Oh, ma quanto è grande sta città, guarda. Anche il punto di scambio. Scusami. Cosa? Casino Eldiu. Ah, ok. Ci sta? Ah, ma è tipo una città portuale anche. Ecco perché è così grossa. Ok. Però io voglio la palestra. Ma forse è il circo la palestra? Venghino, signori, venghino! La palestra itinerante del circo Sirio sta per aprire i battenti! E questo voglio fare io. Dalla platea un coraggioso volontario ha deciso di farsi avanti. Vuole mettersi alla prova con la più bizzarra sfida in palestra che Eldio abbia mai visto. Accogliamolo tutti con un caloroso applauso. Forza! Orbene, si aprano le danze. Con la leggiadria di una piuma che danza nel cielo, entra il primo dei lottatori di questa palestra. Aria, l'elegante acrobata del cielo. Fatevi sentire, gente! Aria, aria! Merci, merci beaucoup. Sono certa che questa sfida sarà Trixie Tom. Coraggio sfidante, allez! Wow, snodata. Intrigante. Parte che sto giocando senza cuffie, ma non importa. Aria, lei usa il tipo vento, volante. Tipo vento, aria, vabbè. Il collegamento è stato purtroppo non voluto. Charizard. Il mio Zard! Il mio Zard! Sono un Zardfag, lo sapete. Chi mi segue lo sa, vabbè. Però abbiamo vinto. Che puissance, certo. Ah, bella però la musica, ecco, questa ve la senti io. Che puissance, mi è spassata via. Certo. Sembra proprio che lo sfidante di oggi non sia da prendere alla leggera, eh? E il prossimo lottatore fa proprio a caso nostro contro una potenza tanto schiacciante. Un uomo la cui forza è pari a quella di 100 uomini, in grado di sollevare un golem con un sol braccio. What?
Golia, il gigante forzuto, diamogli il benvenuto. Il mio sfidante è una pulce come te? Non preoccuparti, Centropiano, almeno ci proverà. Parla così perché è grosso. Uomo forzuto, generico, bello. A Conkeldurr, spero che abbia anche Pignite, perché Pignite, era il suo costume, quindi... era assalto. Oh, ragazzi, mi sa che sta palestra... Beh, perlomeno i primi due sfidanti se li fa Harrock. Poi dopo vediamo. Camerupt, bravo, perché è terra. Ma si pensava che gli facessi tipo un attacco volante... Elettro? Può essere pure, perché non ha fatto nulla. Beh, con acqua getto non è che potesse fare molto, Allora, vorrei mandare... Ah no, Harrock sta al 52, è salito, quindi ok. Facciamo Phantom allora, facciamo Hercules. Eh no, allora rimando Harrock che ha... Era assalto contro Hercules, che è il coleottero lotta quasi sicuramente. 4 per sicuramente, se no non poteva andare KO così. Acci Pignite. Acci Pignite. Si possono sprecare qui le reference. Oh oh, e chi se lo aspettava che lo sfidante riuscisse a sbaragliare il suo enorme avversario? Molto bene allora. Dulcis in fondo un vero e proprio veterano del circo Sirio. Sin da bambino non aspettava mai che il suo pasto si freddasse per poterlo addentare. Anzi, azzannava il suo boccone ancora fumante. Da allora ha osato sempre di più, facendo delle stesse fiamme la sua alimentazione quotidiana. Che entri Stromboli, il devoratore di fuoco! Potessi trangugiare anche questa accoglienza infuocata, mi farei una grossa buffata. Ma qui abbiamo qualcuno di ben più focoso, vero? Bene, spegnerò il tuo spirito pappandomi la fiamma della tua determinazione. Ma questo non è capo palestra, giusto? Mangia fuoco, no? Non so come modulare bene usando il diaframma, quindi evito di sforzarmi troppo. O mi rovino solo le corde vocali, arrivo a 80 anni che non riesco più a parlare. Scoville, bello sto Pokémon. Carineria. Dovrebbe essere... Ecco, non molto efficace perché è fuoco. Giusto. Sì, allora mi ricordavo bene che il fuoco fosse resistente al folletto. Però non è super efficace. Ai ai, calma e sangue freddo sono i miei nemici naturali. Neppure il nostro Strombo ha potuto nulla contro la freddezza dello sfidante di oggi. Ora è pubblico e invisibile per l'ultima grande sfida dello show. È dunque giunto il momento del gran finale, ciò per cui tutti voi siete giunti fin qui. La lotta contro la stella del circo Sirio, il capo palestra. Ma lo show oggi prevede per voi un inatteso colpo di scena, perché al posto del capo palestra sarai sottoscritto a battersi con lo sfidante. Salve gente! Sorpresa, Link, non dirmi che ti eri dimenticato di me. Dai, non fare quella faccia. Siamo qui per divertirci, no? Non l'avrei mai detto, ma questa roba dello spettacolo è un vero spasso. Ehi, ehi, ma ci piano con le accuse. Non ho combinato niente di male, stavolta. Ho solo approfittato dell'assenza del capo palestra di questo circo itinerante per divertirmi un po'. Anche sovrani come me hanno bisogno di svago, sai? E poi non potevo certo lasciarmi sfuggire l'occasione di essere al centro dell'attenzione. Non ho dimenticato il conto in sospeso che ho con te. Era certo che ti avrei trovato qui. Per di più non puoi tirarti indietro. Tutta questa gente aspetta solo di vederci fare faville in lotta. Sai, ho imparato molto da voi umani dall'ultima volta. Stavolta farò le cose in grande. Ovviamente non sarebbe troppo scenico che un elegante Pokémon lotti con un infimo umano, perciò... Non sarai io a battermi? Non direttamente, almeno... Ti sfiderò alla pari utilizzando questi due Pokémon, presi in prestito. Gente, fatemi sentire un po' di calore per questa lotta così inaspettata. E tu, Link, preparati per il spettacolo. Ok. L'importante è che mi dà la medaglia. Ah, bella, sempre bella sta musica. Dai, è bellissima. Stupenda, stupenda. Oh, attenzione! Oh no, Darkest Lion! Mi ammazza.
È fuoco. Buio. È fuoco buio. Prima bruciapelo. Calma, eh. Si fa un bel dannetto e poi dopo palo forza! Calzotti dietro le orecchie, che è un piacere. Diceva Nico. Nico dei Sardi. Ah, ok. Però è paralizzato, sono sempre più veloce. Buono, ragazzi. Proprio mi è andata uno hax qui. Uno hax. Precisiamo, non un apostrofo hax. Uno hax. Perfetto, perfetto. Ok, Pyroar. Pyroar. Boh. Ah, femmina. Ah. Rimbalzo? È più veloce. Non solo più veloce, anche incazzatissima. Vabbè, fuoco bomba contro Phantom. Santo cielo, però. Attacco dimezzato, che gli faccio? Nulla. Vabbè, Tianlong, caro, mi dispiace disturbarti, però sei tu il leader, quindi devi darti da fare. Contro il fuoco poi vai alla grande, quindi... Questa mi sa che non è l'ultima volta che ci incontriamo con Gengar, vero? Dannazione! La mia figura è infangata da un'altra sconfitta e per di più dinanzi a tutti questi sudditi! Così non faccio che scavarmi ancora di più la fossa. Un sovrano deve dimostrare di saper accettare le sconfitte. E va bene, gente, l'avete visto tutto, no? Questo sfidante è riuscito a battermi. E allora? L'importante è spassarsela, dico bene? A quanto pare. Ma che accidenti sta succedendo qui? Eccola! È arrivata la capo palestra Henne! Mi sembrava infatti strano che avesse... Pyroar femmina. Wow, questo spettacolo è davvero pieno di sorprese! Ah, beh, giunto il momento di salutare i miei affezionatissimi sudditi! Addie! Ehi, dove pensi di andare? Ah, è fuggito. Niente, è proprio andato. Deduco che quello fosse proprio il Gengar di cui mi parlava Oleandro. Ok, Henne. Davvero un tipaccio. Guarda qua come ha conciato il mio povero circo Sirio. Mi scusi. Oh, chi va là? Sarei uno sfidante io. Ah, quindi è così che è andata. Beh, quantomeno ha intrattenuto il pubblico con un gran spettacolo. Però che brucia all'inferno! Poteva degnarsi di ripulire questo putiferio prima di svegnarsela. Poche lagne. Tocca a me rimboccarmi le maniche e sistemare tutto prima del prossimo show. E tu, Link, se intendi accettare la sfida della palestra del circo Sirio, faresti meglio a prepararti a dovere se non vuoi rimanere scottato. Ma io avrei già vinto. Ok, quindi la prossima sfida è direttamente con lei? Ah, Sirio. Sì, salve. Ti ho visto lottare lì dentro, sei davvero eccezionale. Per quanto riguarda il circo, è sempre un gran piacere vedere allenatori del tuo calibro all'opera. Stai viaggiando ad Elbio a caccia delle medaglie delle palestre, vero? Beh, in tal caso ho qui qualcosa che potrà tornarti utile, ma dartelo così sarebbe troppo semplice. Sarà tuo solo se farai fuoco e fiamme nella lotta contro la mia nipotina Henne. Ah, ok. Se riuscirai a metterla alle strette, mi troverai davanti alla vecchia palestra abbandonata. Quindi, secondo me, ragazzi, questa palestra è quella di Henne e la sfidiamo e vinciamo una medaglia. Forse. A meno che la medaglia non la vinciamo contro il nonno. Direttamente alla prossima palestra, no? Allora, dovevo andare a centro Pokémon in realtà, ma ce la faccio anche così. Signorina... Era la luce del gioco, pensavo che avevo qualche status strano. Ad ogni modo, seppur non fosse stato uno spettacolo ufficiale, ti ho già dimostrato di essere all'altezza della battaglia finale sbaragliando in toto tutti e tre i miei colleghi. Perciò... Con eleganza della Fenice che risorge dalle proprie ceneri, con la potenza distruttiva delle fiamme che bruciano all'inferno, con la passione che divampa nel cuore di chi lotta, i miei Pokémon di fuoco daranno fuoco alle polveri per illuminare il circo Sirio con una calorosa battaglia! Vai, doppia! Uela! Che fisichetto! Di prepotenza! Oh, Rapidash! Dai, di paura, ragazzi, da paura! Dai, su! Scottami! Scottami, donna! Scottami! Mi scotta davvero? Perfetto. Non male, non male. Potrei resistere? Potrei? No, non potrei. Prossimo contraccolpo.
A meno che non sono fortunato. No, non sono stato fortunato. Però con un PS, certo, facevi doppio KO, ti faceva schifo. Wow. Aveva bacca passflo. Ma è sgravata lei. Sta capo palestra è matta. Da legare poi. Da idrobreccia e giù. Perfetto. Ok, prossimo Pokémon suo sarà Incineroar. Allora, Incineroar è buio. Però gli faccio male anch'io con idrobreccia. Fuoco pugno. Perché fuoco pugno? Non ha Darkest. No. Speciale l'ha fatto forse. Oh, picchia forte questa, eh. Accidenti. Oh. Wow, meno male, meno male. Allora, ora manda Pyroar, perfetto. Pyroar è incazzatissima, ragazzi. Bisogna stare attenti. Altri due Pokémon oltre Pyroar. Chi? Ma che è? Folletto fuoco? Forse solo l'attacco. Forse solo l'attacco, sì, dai. Ah, Toxapex. Xenoverse, sicuramente, perché sarà tipo fuoco. Fuoco veleno? Cavolo, sarebbe un doppio tipo fighissimo. Dimmi che... Bello, accidenti. Tendone da circo. Il palloncino è scoppiato. Rimbalzo. Ok, me ne scappo. Lanciafiamme, va bene, sì, me l'aspettavo ovviamente. Palestra tipo fuoco. Ok, ok, attaccato. Facevo un po' di haxo paxo. E dai, però, quanti danni fai? Allora, con Ulasil potrei fare sbigo attacco. Però, essendo che sono più veloce... Carineria. È fuoco, lo so, è fuoco, lo so. Ok, ok. Dovevo vedere che... Ok. È veleno, perfetto. Bene. Wow. Forte. Hai messo a tacere le fiamme del mio spirito. Medaglia marchiatura. Quindi l'ho presa. Intearde vivi dalla vera essenza di un allenatore Pokémon, Link. Non sono in tanti a mettere così alle strette i miei feroci Pokémon di tipo fuoco, temprati da scontri efferati. Ma tu sei stato in grado di ammansirli come nemmeno una domatrice come me abbia mai fatto. La medaglia marchiatura merita di essere stretta da mani tanto sapienti. Bella. Bella davvero. Prendi anche questo MT. Poco bomba. Non lanciafiamme, anche se lanciafiamme, Esatto. Quindi, lo spettacolo può considerarsi concluso e alla prossima. Perfetto, allora, ciao. Ah, ma c'è la guida lì, aspetta, la guida. Guido la guida. Che io penso essere nostro padre, ma... Dove si trova? Ah, eccola, ma stava qua sopra. Dai. Ti aspettavo, sai? Non ho assistito fino in fondo allo scontro, ma quello che ho potuto vedere mi è bastato. Tu hai tutte le carte in regola per conquistare l'ultima medaglia che ti spetta. Ma vedi, il capo palestra che un tempo gestiva questa palestra se n'è andato senza lasciar tracce. Così facendo, i già pochi allenatori a quota 7 medaglie si sono scoraggiati all'idea di doverlo cercare. Ma io so dove si trova e sento di poterlo condividere con un giovane talentuoso come te. Con questo potrai finalmente tagliare il tuo ambito traguardo. Prendi. Ah, biglietto aereo. Perché poi mi avete detto che all'aeroporto c'è un NPC che mi fa strappare dalle risate. Quindi vediamo qual è. Perché mi sembra di aver parlato quasi con tutti. Mostrando quello a chi di dovere all'aeroporto S-Oak, potrai imbarcarti per quella terra lontana. Spero che con la tua genuina forza almeno tu riesca a riaccendere lo spirito guerriero di quell'uomo. Ad ogni modo, ragazzi, il video termina qui. Nel prossimo episodio vedrò di cercare di capire dove andare per appunto prendere l'aereo per Johto? Punto di domanda? Non lo so, vedremo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Scusate, lo stavo a gabinetto. Ecco, questo, sicuramente era questo. Ad ogni modo, ragazzi,
Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!